Io sono per la terza risposta, nessuna delle due. Credo che sia un cattivo costume del nostro paese e dei media e di un pezzo di politica mescolare tutte le carte e in questo periodo far precipitare tutto in quel punto solo che è l'elezione del Presidente della Repubblica. È un fatto relativamente recente e per decenni il Presidente della Repubblica lo si eleggeva alla data esatta della scadenza e con una discussione che incominciava a ridosso del problema. Adesso si passano mesi e mesi in schermaglie preparatorie. Sulla decisione sta nei fatti, vedo che non credo che ci sia niente di scandaloso nel prorogare uno stato di emergenza che riguarda la situazione sanitaria. Vorrei essere chiaro, spesso si confonde lo stato di emergenza con lo stato d'eccezione, richiamando precedenti storici gravissimi, eccetera. Lo stato di emergenza non è lo stato d'eccezione nel quale si sospende il diritto e le principali garanzie costituzionali. Qui si accelerano alcuni processi decisionali relativi a una materia specifica e a me non pare davvero che la discussione sia surreale, si perda un sacco di tempo in quisquilie. In questi.